soci fondatori l'hanno voluto chiamare Teatro della Società. Noi adesso lo stiamo aprendo nel 2023, questa società diventa una comunità che condivide spazi e momenti. Mentre a fine anno inizia l'ultima tranche di lavori che porterà alla riapertura del Teatro della Società nel 2024, il Comune vuole dare anche agli eredi dei cittadini fondatori l'opportunità di salire sul palcoscenico della storia. Dopo il primo lotto con un investimento di 2 milioni e 600 mila euro, ora il Comune è pronto a investire altri 3 milioni e mezzo nel teatro, ma di questa cifra 1 milione può essere donato dai lecchesi. Chiediamo a tutta la cittadinanza di lasciarsi coinvolgere, dai semplici cittadini alle associazioni, agli sponsor, alle aziende, perché insieme vogliamo darci del tempo, questi primi 6 mesi, per mettere a punto cosa fare di bello, di nuovo, di propulsivo per la cultura nella nostra città. L'obiettivo è quello proprio di ricreare un sentiment di vicinanza, di aspettativa, di attese, di partecipazione a quella che sarà la grande apertura del nuovo Teatro della Società. Il teatro diventa allora uno specchio su cui si riflette il paesaggio di Lecco, a suggerire il legame tra l'edificio e i cittadini. La campagna di raccolta fondi Tutta la città sul palcoscenico, realizzata dall'agenzia Welcome, ha già la sua prima adesione, 35.000 euro donati da A5. La cultura è uno degli elementi ormai fondamentali per definire la qualità della vita di un territorio e anche un po' le sue opportunità di sviluppo, perché tramite la cultura si fa sviluppo, si diventa attrattivi e questo genera un circolo virtuoso. Noi vogliamo esserci a fianco del comune, del territorio come sempre e quindi partecipiamo molto volentieri. Due i fondi aperti per le donazioni, Art Bonus presso il Comune di Lecco e Fondo per il rilancio del Teatro della Società di Lecco presso la Fondazione Comunitaria del Lecchese. Il poter ritornare a teatro, al Teatro della Società, a gustare musica insieme, danza, teatro, eccetera. Questo ci ha molto, in un certo senso, ci ha richiamati a una responsabilità che abbiamo anche come cittadini di Lecco. I cittadini potranno sostenere i lavori di restauro delle decorazioni ottocentesche, dei palchetti e delle porte, del sipario di Andrea Mantegazza, ma anche l'installazione delle nuove sedute e delle luci. E nel frattempo accedere al teatro con visita guidata. I primi appuntamenti sono sabato 24 e domenica 25, dalle 16 alle 19.